sappiamo che la nostra Costituzione, dopo i primi 12 articoli nei quali sono spiegati i principi fondamentali, è divisa in due parti. Una prima parte sui diritti e doveri dei cittadini e una seconda parte sui poteri dello Stato e della Repubblica italiana. Mentre nella prima parte viene stabilito cosa noi possiamo fare, quindi i diritti, cosa non possiamo fare, quindi i divieti, e cosa noi dobbiamo fare, e quindi gli obblighi, come ad esempio pagare le tasse o essere fedeli alla Repubblica, nella seconda parte della Costituzione italiana vi è l'altra faccia della Costituzione e quindi sono disciplinati il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Corte Costituzionale e la magistratura, i principali organi che esercitano i poteri dello Stato. Il punto di partenza è capire che tutti questi sono dei poteri democratici, e cioè che sono legittimati dal popolo, da una elezione popolare. Noi sappiamo che l'articolo 1 della Costituzione italiana ci dice che l'Italia è una repubblica democratica e che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Dunque dal popolo proviene la legittimazione, il potere massimo di uno Stato, la sovranità, ma poi questa sovranità è esercitata in modo diviso, frazionato, i tre poteri, legislativo, esecutivo, giurisdizionale. Ciascun potere è esercitato da organi diversi.